Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Antonello Venditti è finito nella bufera dopo aver attaccato una spettatrice disabile durante un concerto a Barletta. Dopo aver condiviso le scuse sui social, il cantautore è tornato a parlare dell'incidente sul palco a Catania. Venditti ha espresso la sua mortificazione e ha raccontato le sue emozioni dopo la bufera, dichiarando di sentirsi esposto alla gogna pubblica. Ha sottolineato di conoscere bene il tema delle disabilità e si è dispiaciuto per il polverone creato dalle sue parole. Durante il concerto, una ragazza disabile ha chiesto a Venditti di cantare anziché parlare, ma lui non si è accorto della sua condizione e ha replicato in modo brusco. Dopo essere stato informato della situazione, ha continuato a fare commenti poco appropriati. Il padre della ragazza disabile ha accettato le scuse del cantante, dichiarando che per loro la questione è chiusa. Ha apprezzato il fatto che Venditti abbia ammesso il suo errore e si è detto contento della telefonata ricevuta. Venditti si è scusato pubblicamente e ha mostrato il suo dispiacere per l'accaduto, sottolineando il suo interesse genuino per le questioni legate alle disabilità. Ha ammesso di sentirsi ferito e ha dichiarato di avere solo la voce, la volontà, il cuore e talvolta il coraggio per affrontare.